我是李文谦，我来自山东东营，我现在在意大利威尼斯美术学院为武汉加油。我是牛真，我来自中国甘肃，我是威尼斯美术学院的在校生。Liberiamo amici, si vedono nel momento del bisogno. Forza Cina Italia, forza Wuhan. Ciao a tutti, mi chiamo Wu Yihui. Vengo dalla Cina, sto frequentando la magistrale qui a Ca' Foscari. Voglio dire a tutti che l'epidemia si può prevenire, si può contenere, si può curare e non fa paura. Sono studenta, studio italiano al Ca' Foscari Università quest'anno. Spero che questo disastro passi presto e il primavera arrivi presto. Forza Cina, forza Italia. Buongiorno, sono Liu Yuxiang. Sono Liu Yuhao. Siamo studenti del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello. L'epidemia da nuovo coronavirus non è una sfida solo per la Cina. È anche un nemico per tutto il mondo. Forza Cina! Forza Italia! Mi chiamo Bin Xuchen, sono studio in architettura nella UAU. Sono fiducioso che stando tutti sulla stessa barca, unendo le forze con un approccio scientifico, vedremo presto l'alba del giorno della vittoria sulla epidemia. Buongiorno, siamo l'Osservatorio di Musica Benedetto Marcello, una delle scuole di musica più antiche d'Italia. Siamo molto felici e fieri di poter dire che tra i nostri allievi ci sono moltissimi cinesi, molti dei quali sono tra i più bravi studenti del conservatorio. La storia di Venezia e di questo conservatorio è intimamente connessa alla storia della Cina e in questo momento di difficoltà abbiamo deciso di fare un concerto domenica 23 per manifestare la nostra amicizia al popolo cinese. Un concerto che verrà trasmesso in streaming sul sito dell'Osservatorio di Venezia. Viva la Cina, viva il conservatorio! Cari studenti cinesi dell'Accademia di Venezia, questa accademia che è così antica, è nata nel 1750, è così importante e molto felice di accogliervi e vi ringrazio per essere parte della nostra famiglia. Voi avete scelto l'Accademia di Venezia perché è un centro di cultura, di creatività molto importante. Ma non solo in questo, voi avete scelto questa accademia, voi avete scelto Venezia, voi avete scelto l'Italia, perché sono luoghi di tolleranza, di amicizia e di apertura verso lo straniero. Quindi noi vi ringraziamo per questo ed è per questa ragione che noi vi siamo molto vicini in questo momento di difficoltà. Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno e noi vogliamo aiutarvi. Siamo amici vostri e vi siamo vicini. Forza Italia, forza Cina. Ci auguriamo che questa emergenza finisca nel più breve tempo possibile. Io sono certo che il popolo cinese è un grande popolo e avrà modo di rimettersi in moto sicuramente molto più di prima e quindi bisogna soltanto in questo momento stare vicini ai nostri amici. E quindi forza Italia, forza Cina e forza tutti coloro i quali dovranno affrontare questa particolare influenza. L'amicizia tra Venezia e la Cina, raffigurata nei secoli da Marco Polo, non può essere messa in discussione da un virus che stiamo combattendo tutti. Ma Venezia farà di più. Grazie alla partnership tra Pismedollus e due aziende cinesi, apriremo una tradizionale sala da tè ed una sala dedicata a raccontare a visitatori e a residenti cos'è la Via della Seta, la vecchia Via della Seta, la nuova Via della Seta. E faremo di tutto per attrarre un'università cinese ad aprire da noi una propria sede in questa meravigliosa città. Wuhan, 加油! 加油! 加油！武汉加油！武汉加油！加油！中国！武汉加油！ Viva la Cina, viva Venezia, lunga vita a Wuhan, buona vita e viva! 武汉！